La matematica può essere un antidoto logico per combattere il fenomeno delle ludopatie. E questa è la tesi da cui è partito il fisico Diego Rizzuto per spiegare ai ragazzi, durante l'incontro al Salone del Libro, come sia improbabile vincere al Superenalotto o alle slot machine che si trovano nelle tabaccherie. Al termine del dibattito si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro, realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.